benvenuti in Gia. Sì, sì, benvenuti in Gia, ma Gia che è diventata 40 Gia. Sì, Gia. Buon compleanno. È una buona quarantenne, è una buona quarantenne, quest'anno facciamo il 40esimo. Sono passati i nostri primi 40 anni, credo con soddisfazione, credo che in Italia siamo riusciti a rappresentare nel mondo dell'installazione idrotermosanitaria un riferimento per il fissaggio e speriamo di rimanerlo e di esserlo ancora di più nei prossimi 40. Molto bene, come celebrerete? Ma abbiamo già fatto la cena con i nostri dipendenti, che devo dire sono il punto più importante. La nostra è una piccola azienda, ma con un'affezione da parte dei nostri dipendenti, sia in produzione, sia negli uffici tecnici, negli uffici amministrativi, e quindi abbiamo fatto una bella festa già a inizio anno e poi vedremo magari qualche evento con la clientela nei prossimi mesi. Buongiorno Cristiano Tagliabue, Gia. Buongiorno. Buongiorno a voi. La prima domanda è: con quale spirito, con quale idea venite in questa fiera? Allora, lo spirito è quello di ovviamente cercare di dare dell'innovazione al mercato e, come dicevo prima, trasferire l'esigenza del cantiere in prodotti poi efficaci, ma soprattutto che diano sia appunto la facilità di installazione, ma anche la soddisfazione al nostro partner che è il rivenditore. Quindi il progetto deve sempre mettere al centro queste due figure, l'installatore e quindi la facilità del sistema e la soddisfazione del rivenditore. Ne studiate sempre una e non è una frase fatta. Ne studiamo più di una, quest'anno ne abbiamo diverse. Esatto, e quindi adesso ci spostiamo, andiamo certo in giro per lo stand a vedere che cosa avete pensato. Allora, io direi che stiamo già fermi qua perché la prima grossa novità è questa. Grossissima, direi. Grossissima, ci vuole una ceramica enorme. No, sul retro c'è quella vera, quindi andiamo a vedere. Allora andiamo a vedere la staffa. Allora, si è ridotta la staffa e adesso ne possiamo parlare in termini normali. Questa è quella vera, arriva già preassemblata nella scatola, quindi si smonta, si dà semplicemente questa quota di installazione che è quella della ceramica. Dopodiché, in modo molto semplice, lavorando dal davanti, si vanno ad installare nelle varie posizioni i gomiti flangiati. Diamo ovviamente anche il kit con le viti per avvitare il gomito flangiato e quindi applicazione facilissima e molto intuitiva. Intervengo per dire che si chiama Azzurra. Si chiama Azzurra, ovviamente. Doveva dirlo lei questo. È vero. Allora. Però m'ha anticipato. Perché Azzurra? Ma Azzurra perché è intanto un nome importante, ma che poi va a diversificare la gamma, quindi è una proposta molto, molto chiara. Abbiamo la bianca, quindi una staffa universale, l'azzurra per bidet e la rossa per il vaso. Bene, adesso dai bidet passiamo ai? Dai bidet passiamo alla gamma dei siliconi, una gamma ristretta ma adatta all'utilizzo quindi dell'installatore di tutti i giorni, quindi una gamma innanzitutto professionale, acetico antimuffa bianco e trasparente, neutro antimuffa bianco e trasparente e alte temperature. Ora siamo alle viti da calcestruzzo. Sono dei sistemi di fissaggio eccezionali, si fa il foro e si inserisce direttamente la vite nel calcestruzzo, in questo caso qua. Abbiamo visto la velocità del sistema, incredibile, con delle tenute veramente importanti. E poi una gamma di staffe per il clima. Noi storicamente facevamo delle staffe, continuiamo a farle, molto importanti e resistenti. Abbiamo scelto di fare una seconda gamma di staffe, diciamo, un pochino più leggere. Parliamo comunque di 160 kg di tenuta. Ma la grossa differenza rimane sempre nell'antivibrante, quindi un antivibrante professionale, non la solita piattina di gomma che si vede, si schiaccia dopo 3 mesi e continua a vibrare sul metallo, ma un vero antivibrante in EPDM, come dicevo, professionale. Una nuova traversa più larga per lavorare meglio frontalmente, insomma anche qua comunque un prodotto studiato per essere facile da montare, ma che dia delle prestazioni, ripeto, a livello professionale. Bene,
dei prodotti, ci ha parlato ampiamente Cristiano Tagliabue, ma invece le voglio chiedere dei servizi che voi siete famosi nel dare ai vostri clienti. Allora, che novità ci sono? Ma allora, novità, intanto negli ultimi due anni abbiamo investito molto nell'informatizzazione, nella dematerializzazione dei documenti. Possiamo dire oggi abbiamo raggiunto un importante livello di gestione dei nostri ordini attraverso il sistema B2B, che con Langhuysen, l'associazione dei nostri clienti, perché noi collaboriamo esclusivamente con i rivenditori del mondo idrotermosanitario, e quindi oggi la trasmissione dell'ordine, l'invio della bolla di consegna e del documento di trasporto vengono fatti in maniera informatica per più di 2/3 del nostro fatturato. Bene, in futuro? In futuro, beh, a parte il fatto che... Si può sapere. A parte il fatto che rimanendo nella old economy, crediamo sempre che avere il materiale disponibile, tutto spedibile nell'arco delle 24 ore sia ancora un plus. E questo l'anno scorso abbiamo spedito il 99,68% delle nostre righe d'ordine in 4 giorni lavorativi e senza saldi. Questo è già un bel risultato, mantenere già questo risultato è importante. Sicuramente sul piano dei servizi per il futuro stiamo investendo molto in formazione tecnica e probabilmente in estate usciremo con il primo software di progettazione dello staffaggio idrotermosanitario italiano.